Dal Vangelo secondo Matteo. Se aveste compreso che cosa significhi «misericordia io voglio e non sacrifici», non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del Sabato. Questo è uno di quei brani in cui Gesù si trova a discutere con i farisei. Loro, amanti delle regole e delle azioni formali, senza cuore. Lui, così amante dell'essenziale e dell'unica regola vera, quella dell'amore. Gesù e i farisei si trovano di nuovo a discutere su cosa è lecito fare di sabato. E in questa discussione Gesù cita Osea, dicendo «misericordia voglio e non sacrifici». La parola misericordia significa avere il cuore, cor, nella miseria, miseri, degli altri. Ciò vuol dire che una persona misericordiosa è quella che sa stare vicina alla sofferenza, ai limiti, alle debolezze di ognuno. La parola sacrificio, invece, significa fare, ficio, che una cosa sia sacra, sacri, ossia, chi offre un sacrificio separa l'oggetto sacrificato dall'uso profano e lo distanzia dalla vita giornaliera quotidiana della gente. Quindi Gesù, riprendendo la frase di Osea, vuole far capire ai farisei e a noi che il sacrificio più gradito a Dio non è che viviamo lontani dalla realtà, ma che disponiamo il nostro cuore interamente al servizio dei fratelli per sollevarli dalla miseria. La conclusione di questo discorso recita: «Il Figlio dell'uomo è Signore del Sabato». In questa frase di Gesù, ripartendo dagli anni della sua vita in cui ha studiato la Bibbia, l'Antico Testamento e le sue leggi, ci dice che non è venuto per annullarle, ma per trasformarle, oseremo dire, per trasfigurarle. La legge che Gesù studia è una legge che spesso opprime, esclude, condanna. Gesù ci offre la nuova legge, la nuova alleanza, che invece libera, accoglie, perdona. La legge deve essere a servizio della vita e dei fratelli. E Gesù rimane fedele a questo messaggio per tutta la vita, fino alla morte in croce. Se lascio che questo Vangelo parli alla mia vita, sarò capace di vedere tutte le occasioni in cui sono stato un burocrate, un amministratore, pronto a misurare e a giudicare i fratelli. E chiederò la grazia a Dio di vivere appieno invece la legge dell'amore.